tanti auguri a me! Sì, ce l'ho fatta! Tanti auguri! Sei la migliore! Che tipo di torta è? Spero sia al cioccolato! È enorme! Eh? Ma non è torta! Che cos'è? Cartone o qualcosa del genere? Ma questa roba non si mangia! La vuoi? Pronto? Ma che avete? Gah! Che accidente! Julie! Come mai adesso sei di cartone? Mi senti? Aspetta! Non cadete! No, tornate qui! Ah! Oh? Ma oggi è il mio compleanno! Io sono ancora qui, vero? Ma ho sempre avuto le mani così! Che si dice, bella gente? Tu verrai con me e ci divertiremo un mondo! Adesso le cose stanno per cambiare! Vediamo cosa sta accadendo nel mondo oggi! No! Il salvadanaio! Ti prenderò! O forse no! Ah! Papà, che succede? Ma quello è il mio salvadanaio! L'hai fatto cadere! No! Ti sbagli! È tutto ok, non piangere! No. Tesoro! Papà! Ha rotto il mio salvadanaio! No! Io stavo solo facendo le flessioni! Non ci posso credere! 5, 26! Succede, tesoro! Ma io so come rimediare! Vuoi vedere che cosa ho per te? Inizierò con un quadrato di cartone, poi farò delle linee qui e delle altre qui. Poi prenderò un taglierino e lo passerò sopra le linee. Poi girerò il quadrato di lato. Vedi questa linguetta? Ora devo tagliare un altro quadrato uguale e lo metterò sopra il primo. E ne aggiungerò un altro. Ho fatto anche degli altri pezzi di cartone. Sto creando un cubo, vedi? Una volta incollato, infilerò dentro anche gli altri pezzi fatti in precedenza. Poi aggiungerò questo pezzo qui. Userò un po' di colla per coprire questa parte. Poi lo coprirò con un altro pezzo. Adesso viene fuori proprio così. E ci ho anche aggiunto un bel faccino. Insomma, che ne pensi? Ora basta solo tirare fuori questo pezzo. Vedi com'è semplice? Ora devi solo prendere una moneta. Provaci tu, tesoro. Ok, ci provo. La devo mettere qui. Credo che sia caduta dentro. Vediamo. Wow! Ha funzionato! Mi piace molto di più di quello originale. Papà? Non se la caverà mica così facilmente. Non credo proprio. Ciao ciao, mamma! Vuole leggere il giornale, eh? Beh, non più. Salve! E tu saresti? Ti presento questo salvadanaio. Puff! Un cassetto! Non è incredibile? Mettici dentro dei soldi! Oh, ma certo! Questi andranno bene? No, è troppo poco! Oh, ok! Questi dovrebbero andare bene! Beh, speravo in qualcosa di più sostanzioso! Se proprio insisti! Ecco, questi dovrebbero bastare! Wow, sono un sacco di soldi! Piccolo salvadanaio, goditi il tuo snack! Vuoi vedere come spariscono? Guarda attentamente! Ahem. Ecco qua! Alakazam, alakazoo! Vorresti i tuoi soldi indietro? Uhu, non li avrai mai! Wow, che belle mosse! Vorresti sapere dove sono finiti i soldi? È un'ottima domanda! Wow, davvero impressionante! Claire! Grazie! Addio! Oh! Mamma, scusa, ma non ti avevo vista! Lo rivuoi indietro, va bene! Hai messo i soldi di tuo padre qui dentro! Oh, ma non vedo niente! Come hai fatto? Un segreto è un segreto! Ah. Signorina, comportati bene! Prova a prendermi! I soldi sono miei! Adoro le mie mattinate! Ecco, tutto fatto! Oh, ciao mamma! Ciao tesoro, non ti avevo vista! Per favore! Vuoi indossare i miei gioielli, eh? Non credo, tesoro, mi dispiace!
sono solo per adulti. Ah. Crede di potermi comandare, eh? Ora le faccio vedere io chi comanda invece. Eh? Che cosa? Ciao mamma! Che c'è? Assolutamente no! Ti ho detto di no, non ricordi? Ma io! No! Ho rischiato grosso! Ma io? No! Ma volevo solo... Ti prego non piangere! Ah! Oh no, ti prego! Puoi giocare con... quella no! E questa è troppo costosa! Ti prego, mamma, ti prego! Forse... No, non lo so! Sì? Vedo già la scena! I miei preziosi gioielli! Mi piacciono i diamanti! Anche come occhiali! Voglio cucinarci! Sì, lo so, sono bellissima! Oh no! Mi devo nascondere! No, non puoi indossarli! Possibile che non ho nient'altro! La mia penna 3D! Mettiamoci subito al lavoro! Userò come modello questa testa! Ora posso creare qualsiasi forma che desidero, ma questa collana non è bellissima! E questi anelli la renderanno molto più robusta! Ecco, non è fantastica! Una volta indurita si potrà indossare! Ecco, come ti sta? Wow, adesso somiglio a te! Grazie, mamma, sei la migliore! Oh! Sì, non me la toglierò mai più! A dopo! Che buona questa pizza! Mi piace con questo condimento! Chissà cosa c'è in TV! Ma quella è un'altra! No! Vediamo! Ehi, adoro questa serie! Un bel telecomando tutto per me! Ehi! Chi ha cambiato canale? Sono stata io! Ma io stavo guardando! Ecco! Così va meglio! Ah. Ma mamma, voglio vedere i cartoni! Sì, ecco! Ok, ora basta! Smettila di cambiare canale! No, 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 ecco! Ehi! Mamma, non è giusto! Oh, allora io me ne vado a giocare! Oh, non c'è mai pace! Come faccio a vedere la TV così? E adesso che c'è? Aspetta! La 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 la! Oh, Hazel, ti andrebbe uno snack? Che cosa? È quello che penso che sia! Vieni più vicina e vedrai! Eccoti qua! Wow! È la barretta più grande che abbia mai visto! Bene! Non può essere! Ma perché? Volevi questa? Oh, Hazel! Ora sono cavoli tuoi! Mi sono stufata dei tuoi capricci! Voglio un po' di pace adesso! Eh? Sto perdendo la pazienza! Sei così buffa quando sei arrabbiata! Mi arrendo! Oh, rimarrò per sempre una donna frustrata. Aspetta, c'è ancora un pezzo di pizza. E mi ha fatto venire un'idea. Ma prima ho bisogno di un po' di cartone. Poi metterò il telefono al centro. Poi ci aggiungerò questo pezzo qui. E sopra della carta colorata. Ora devo metterci dei bottoni. In questo modo assomiglia a una TV. Ci aggiungerò anche il tasto dell'accensione. Ta-da! Ed è pronta! Adesso possiamo entrambe guardare la TV. Questa storia è incredibile! Tesoro, devi assolutamente leggere questo articolo! Spostati! Ma che succede? Ok, me ne vado! Ah, molto meglio! E non ballare! Woohoo! Ti piace il picnic, tesoro? Oh, prendi al volo! Forse dopo... Ehi, guarda che mosse! Le ho inventate io! Nessuno sa muoversi come me! Che bello! Ok. Ok, mi sono stancata!
Tesoro, perché non bevi qualcosa? No, non ho sete! Beh, almeno ci ho provato. Guarda come salto, mamma! Riesci a crederci? Non ce la faccio proprio più! Ehi, che stai leggendo? Ma quello è un marshmallow! Grazie, mammina! Ok, adesso vai a saltare! Ti amo così tanto, mostro! Adesso baciatevi, ecco! No! Mi sto nascondendo, shh! Bevi un po'! Ah! Mamma! Ciao, mia cara! Fa caldo, bevi un po' d'acqua! No! Quello cos'è? Tesoro, per favore, bevi dell'acqua! Ma guarda, credo sia della limonata fresca! La vorrei tanto assaggiare! Wow, non sembra buonissima! Mamma, posso averne un po'? Adesso so come farti bere l'acqua! E mi serve un po' di cartone! Vedi come si piega questo pezzo? Ora lo attaccherò a questo pezzo qui! Così ho creato due pannelli laterali! E prima di attaccarci questa devo mettere questo pezzo! Ora torniamo alla bottiglia! Farò un buco nella bottiglia e ci infilerò una cannuccia! Poi metterò la bottiglia nel dispenser! E ho anche fatto un bel cartello! Ed ecco che ho creato un bel dispenser di limonata! Ok, adesso è pronto! Dunque, mettiamolo alla prova! La limonata fuoriuscirà da qui! Devo solo riempire la bottiglia di limonata! Wow! Ora basta avvitare il tappo ed è pronto! Ok, io lo provo! Basta svitare il tappo per togliere la pressione! E quando hai finito, il tappo va rimesso! Rimane una sola cosa da fare! Buonissima! Ne voglio ancora! Ok, il bicchiere è pieno! Questa è la migliore giornata di sempre! Ancora! Ok, ecco che arriva! Bevi pure, mia cara! Mamma, dov'è il bagno? Mi scappa veramente tanto! Andiamo! Wow, questo gioco è fantastico! Corri, piccoletto! Non mi annoierò mai di questo gioco! Vorrei che si sbrigasse! Vuoi ballare? Oh, sì! Ehi, sto cercando di concentrarmi! Oh, ma mi stavo divertendo! Che ne dici di cantare? La la lu, sì! Ma state scherzando? Shh! Sto giocando al mio videogioco! Wow, è davvero seria riguardo ai giochi! Fa niente, so io cosa fare! Dimmi! Guarda cosa faccio! Ecco qui! Ehi, cosa stai facendo? Non siamo state noi? Bene, allora iniziamo! Disegnate Sonic! Figo! Sarà divertente! Inizierò disegnando il contorno! Devo prendermi il mio tempo! Voglio che sia perfetta! Ho finito di fare il contorno! Ora posso aggiungere un po' di colore! Sto facendo intorno al naso! Tutto quello che devo fare è non uscire dai bordi! E ora la bocca! Sta venendo bene! Divertente! Ora posso fare la pelliccia! Questo blu è perfetto! Immagino che dovrei iniziare! Ho disegnato uno schizzo sulla carta, ripasserò sopra lo schizzo con il nero. Quindi riempirò gli occhi, farò delle linee precise. Non voglio che ci siano lacune e la bocca è completa, ora userò il blu. Fin qui tutto bene. Ora tornerò allo schema, questo tornerò a tracciare il contorno. Ho finito? Sto aspettando che il pancake si cuocia, penso che sia pronto. Wow, Olivia, sembra fantastico, grazie, ne sono davvero orgogliosa. Sul serio? Ho quasi completato il gioco! Ehi, qua giù! C'è solo una cosa da fare. Dove stai andando? Temo che non finirà bene. Oh, sei cattiva. È colpa tua. Ben fatto. Ora abbiamo la tua attenzione. Siete fortunate che non vi pungo. Olivia vince. Non ha rovinato il mio gioco. Sì, lo sapevo. Forse era meglio se mi facevo i cavoli miei. Che belle le pulizie di primavera. Quando è stata l'ultima volta che ho pulito? Oh, concentrati! Stai facendo cadere le briciole! Occhio! Ehi! Non riesco a vedere cosa sta succedendo! Julie!
Guarda lo schermo! Oh no, adesso come faranno? Non reggo tutta questa suspense! Vacci piano, amico! Gah, il giocatore 456 sta perdendo! Tutta questa suspense mi rende così affamata! Ah! È da un po' che stai qui! Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatta la doccia? Ti serve questo! Oh. Va un po' meglio! Sai che c'è? È ora di creare qualcosa! Una forma fatta di stagnola! Pronta! Ta-da! Ma c'è molto altro da fare! Userò la colla nera per tracciare la testa! Una volta fatto, proverò a ricreare la forma con il legno! Quindi userò queste strisce in questo modo! E spillo il tutto insieme! Perfetto, ora dovrebbe adattarsi alla forma di stagnola, quindi userò la colla nera per fare la maschera. Questa parte richiede molta pazienza. Un quarto di testa fatto! Non appena finisco di fare queste linee incrociate. Te l'avevo detto che ci sarebbe voluta un po' di pazienza. Ora dall'altra parte. Il tempo sta davvero volando adesso, vedi? Accidenti, ora è il momento del bianco. Sta iniziando a sembrare familiare. Se hai visto Squid Game e sai esattamente di cosa si tratta. Inquietante, non è vero? Solo un altro episodio! Oh, concentrati! Salve! Eh? Tu sei... Non è possibile! Ah! Non farmi del male! Non voglio giocare! Cascata! Oh, che fico! Sono solo creativa! Abbastanza realistica, eh? È la mia piccola creazione! Julie! Guarda! Anche quella l'hai fatta tu! Non so chi sia! Allora chi è? Ah! Corri come il vento! Una consegna per la signorina Julie! Spero che ti piaccia, tesoro! Chissà cosa sarà! Oh! Una di quelle eleganti spazzole per capelli! Non posso credere che si sia ricordato che la volevo! Finalmente un uomo che mi ascolta! E guarda questo maglione! Niente pelucchi qui! Ti piace, piantina? Ci voleva proprio! Che si dice, Julie? Eh? C'era vento fuori! Perché i tuoi capelli sembrano un po' aggrovigliati! Non c'è niente da vedere qui! Solo qualche altra spazzolata qui! Julie! Cosa sono? Un barboncino! Insomma, quanto mi piace spazzolare! Oh! Si è incastrata! Staccati! Oh! Oh! La mia bella spazzola! Adesso Leo mi lascerà! Oh, accidenti! Ma so io come aiutarti! Oh, sì! Proverò qualsiasi cosa! Ti mancano alcune setole? Creale tu stessa con una penna 3D! Ma attenzione, ti ci vorrà un po' di tempo! Ora va meglio! Guarda quante setole! Non è perfetta? Non ci posso credere! Grazie! A dopo! Ehi! Ora basta! Come va, piccola? I tuoi capelli! Sì? Oh! Non preoccuparti, ci penso io! La spazzola! Sì? Oh! Si è incastrata! Andiamo e basta, ok? Non guardarti allo specchio! È incredibile quello che puoi fare con un po' di cartone del materiale per crafting! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici suggerimenti!